Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Zio Ivan per il secondo episodio a Pikmin 2. Ora che finalmente sto tranquillo, che so che tutto funziona a dovere, posso raccontarvi brevemente che razza di epopea c'è dietro questo gioco e allo sforzo per farlo funzionare a dovere. Come ho già anticipato nello scorso gameplay, sto emulando Pikmin. Ve ne sarete accorti dalla qualità della grafica immensamente superiore alla grafica del Wii, cercando di portare comunque un video ben fatto. Ma per far funzionare bene questo maledetto emulatore, sto usando il Dolphin per la cronaca, con tanto di Wiimote. Ho comprato la barra sensore dei Wiimote per PC con porta USB per poterlo giocare a pieno, ma per farlo funzionare, ragazzi, scattava sempre, ma non per problemi di potenza del PC. Il problema era la configurazione. Non avendo quasi mai usato l'emulatore del Dolphin per i giochi del Wii, no, non ti azzardare a partire, non voglio vedere scene che mi spoilano. Ah, non voglio vedere... Comunque, non avendolo quasi mai usato per emulare il Wii, ero praticamente vergine in questo campo e vi dico, ci ho perso quasi un pomeriggio. Stavo per rinunciare, rassegnandomi all'idea di portarlo tranquillamente su Wii. Invece poi alla fine ci sono riuscito, ho configurato bene e il gioco fortunatamente funziona come si deve. Quindi, ciancio alle bande, ci aspetta il secondo giorno a Pikmin 2, quindi continuiamo. Abbiamo 280, non ricordo il nome della valuta, pica qualcosa, vabbè, picari, forse piclari. Può darsi, vabbè. Comunque, abbiamo trovato un tesoro, una batteria della Duracell, siamo a 20 minuti di gioco, cominciamo. Sono veramente ansioso di giocare, ragazzi. Quindi, Piclopedia, aspettate un secondo, che cosa c'è da leggere qui? Ah, vedete, c'è anche una sorta, ecco, sì, di enciclopedia su gli avversari, sugli oggetti di gioco. Quindi questi qui si chiamano Coleto Rosso Nano. Infatti sono piccolini rispetto a quelli che ricordavo di aver combattuto sul primo Pikmin. E questi qui sono, esatto, i fiori gettoni. D'accordo, d'accordo. Vai alla selezione area, certo, voglio cominciare. E sì, ovviamente c'è soltanto un livello, dobbiamo rigiocare questo. Andiamo. Vuoi atterrare? Yes, sir. E si va, ragazzuoli. Val Quiete. Eccoci con la nostra fida cipollona rossa che ci accompagna. Ci sono già dei fiori gettoni pronti per essere estirpati. Oh, aspettate. Dimmi tutto. Buongiorno, lavoratori. Pronti per un altro giorno di fatica in nome della vostra gloriosa società? Beh, oddio, gloriosa, sta fallendo. Comunque, vabbè. I Pikmin stanno ancora ronfando all'interno della cipolla. Che pigroni. Ecco perché non hanno capacità di sopravvivenza. Stai sotto la cipolla, ok, e premi A per prelevarli. Agli ordini. Ah, ok, lo fa in automatico. Siamo ancora in una zona di semi-tutorial. Quindi, fatemi un attimo prendere posizione, d'accordo. Lui per il momento se ne sta lì, non ci interessa, e noi preleviamo i Pikmin. Abbiamo 20 Pikmin a disposizione, non ci sono Pikmin nella squadra da depositare, estraiamoli. Che poi, ora che ci ripenso, se i Pikmin restavano sottoterra, ormai questi qui li abbiamo estirpati, li abbiamo colti per così dire, se restavano piantati sottoterra, dopo un po' diventavano fiori. Quindi ricordiamoci anche questa cosa quando ne genereremo altri. Nel frattempo raccogliamo questi. C'è qualche altro gettone, qualche altro fiore gettone nelle vicinanze? Mi sembra di no. Per il momento questi lasciamoli interrati, a meno che non ci servano. Cogliamo questi gettoni, ce ne vogliono 5. Uno... Ok. Devo trovare una posizione, ecco. Qui c'è una busta... Ah, ok, qui dove non potevamo andare, immagino che oggi potremo superare questo arco. Vediamo un po', c'era qualcos'altro qui? Magari qualche altro fiore gettone per generare altri Pikmin. Fatemi esplorare. Sì. Eccoli. Ma a proposito, ci stanno seguendo? Sì. Non ne ho tantissimi, ma questi sono fiori per lo più piccolini, quindi dovrebbero bastare. Vai. Perfetto.
Com'era per allontanare? Così, ok, guardiamoci intorno. Penso che abbiamo colto tutto quanto. Ok, lì intanto stanno depositando i gettoni, c'è lui che ci sta aspettando. Ricordiamoci che possiamo anche switchare i comandanti da Olimar a lui. Aiutiamoli, vai. Più Pikmin manderemo a trasportare un oggetto e più l'oggetto verrà trasportato velocemente. Vai, su, dai una mano. No, ok, sono già al completo. Abbiamo per il momento 36 Pikmin all'attivo e a breve dovremo andare di qua. Ecco, questo non l'avevo visto. Allora, venite qui. Sciarca miseria, a saperlo lo facevo per primo. Forza e coraggio. Dove sono? Ecco qui gli altri tre gettoni in arrivo. Perfetto, cominciamo con una bella incetta di Pikmin. Bello, bello. Voi restate qui per adesso. Vai, così alla grande che stiamo mettendo su le basi del nostro esercito. A quanti siamo? 47. Eccoli ragazzi che cominciano, sì, ricordavo bene, a svilupparsi. Guardate questo Pikmin qui, questi qui che hanno il germoglio, il bocciolo bianco. Quindi dovrebbero essere già ad un livello superiore. Va bene, cominciamo a coglierli anche perché se aspettiamo passa il giorno e non concludiamo nulla. Ah, non ricordo chi mi ha scritto che se cogliamo i Pikmin insieme a lui, lui, vieni qui. Se andremo insieme mi sembra che lui ci aiuta. Esatto, ok, così in questo modo la raccolta sarà un po' più breve. Non ho visto del nettare in giro. Anche con il nettare si poteva far crescere i Pikmin più in fretta. Gli si faceva sviluppare il fiorellino in testa. Allontaniamo un po' la visuale, abbiamo 47 Pikmin. Cominciamo a lanciarli qui sopra. Ce ne volevano 35. Issa, eccoci. Poi un'altra cosa, c'era un modo per fare una sorta di headshot quando si combattevano questi coleti, si chiamano, ed era lanciarglielo esattamente sopra, ma non so se Ok, credo di esserci riuscito. Grande ragazzi, attenzione che lì ce n'è uno immenso che sta dormendo. Qui intanto c'è un altro tesoro. Quanti Pikmin ci vorranno? Forza ragazzi, da quelli 35. Vai, che ci siamo. Peccato che i tesori... Aspetta un secondo, non passate troppo vicino a questo mostro, che questo teoricamente è un avversario formidabile. Qui intanto c'è un muro e dovremo abbatterlo. Facciamo una panoramica, vediamo se ci sono altri fiori gettone, ma mi sembra di no. Ok, quindi trasportato questo tesoro, penseremo a lui. E poi si deve andare avanti di qua. Che c'è laggiù? Non vedo. Vabbè, poi a cose fatte vedremo. Intanto torniamo un secondo in base. Che qui, ok, abbiamo generato altri boccioli di Pikmin. Lui, vieni qui. Siamo a 53. 53 Pikmin. Non ne abbiamo lasciato nessuno in giro, giusto? Sembra di no. Su, forza ragazzi, dai. Aiutate. Perfetto. Quanto vale? 170 e siamo a 450. Scarto totale. Bene. Raccogliamo tutti. Ah, ok, sono già in squadra. 53 Pikmin. Mi sa che ne ho lasciato qualcuno in giro perché è un numero dispari. Ah, beh, aspetta, dobbiamo combattere questo qui prima. E intanto siamo praticamente a metà giornata. Vediamo se posso fare l'headshot anche con questo, che è una sorta di boss del livello, se così lo vogliamo definire. Non lo so. Aspettate, vediamo se ricordo bene.
Ok. Qualcuno l'ho perso? Sì, più di uno. Peccato, vabbè. Vai. Trasportiamolo in base e andiamo. Chissà se nel frattempo posso... potrei cominciare ad abbattere questo muro, ma con 20 Pikmin non lo so mica. Va bene, intanto mandiamoli. Mentre aspettiamo che gli altri effettuano la consegna, quelli abbatteranno il muro. Perlomeno inizieranno ad indebolirlo. Perché tu sei venuto qui? Vabbè. In genere, per trasportare un oggetto si possono usare fino al doppio dei Pikmin consentiti dall'oggetto. Quindi, se per un gettone ce ne vogliono 5, noi potremo mandargliene fino a 10. Per questo mostrone ce ne vogliono 10 e noi possiamo mandargliene fino a 20. Quindi, servirà per velocizzare un po' le operazioni. Ok, quanti Pikmin mi dai? Beh, 67. Non male. Lui, forza! Spalla in gamba. Pikmin. Fatto questo, possiamo proseguire. Spero di non aver dimenticato nulla. Mi sembra che gli oggetti, o perlomeno i tesori, li ho recuperati tutti. Abbiamo tutti i Pikmin in squadra con noi. Torniamo lì al cancello. Comunque, non essendoci un limite di giorni di attività, io teoricamente potrei anche ripetere... Ah beh, vedi, zitti zitti, sono riusciti praticamente ad abbatterlo. Dicevo, potrei ripetere un livello quante volte voglio. Qualora mi ritrovassi senza Pikmin, magari lo faccio offline, così comincio il gameplay con il numero massimo di Pikmin. Magari potrei anche farli sviluppare in fiori. E abbiamo abbattuto il muro. Se i Pikmin lavorano in gruppo, hanno abbastanza forza da distruggere un muro così. Lui, Olimar ti ha insegnato il protocollo per impartire ordini ai Pikmin? Beh, l'abbiamo già visto. Evidentemente no. Olimar, ma che capo sei? Allora permettimi di spiegarti tutto. Premi A per prendere i Pikmin e rilasciano per lanciarli. Radunali con B. Ok, i comandi sono gli stessi di Olimar. Premi C per sciogliere un gruppo, ok, abbiamo già visto questa parte. Punta verso lo schermo, premi il tastierino giù per impartire ordini. Ok, qui abbiamo già visto. Per far muovere una massa di Pikmin verso i tesori e i nemici per farli stare in fila. Ok, ci siamo. Entriamo, no, venite tutti qui. E qui c'è un buco. Ehi! Oh oh! Interessante. Da quella cavità davanti a voi fuoriesce aria molto calda. Cos'è, una zona geotermica? Che cosa ci sarà sottoterra? Qualcosa non va? Sembrate tutti e due un po' inquieti. Beh, oddio, in effetti l'idea di infilarmi in un buco scuro sottoterra non è che sia proprio il massimo. Tranquilli, con voi verranno i Pikmin del leader e io manderò anche la mia capsula di ricerca. Ah, questo mi fa stare molto più tranquillo. Gli altri Pikmin si dirigeranno verso la cipolla. Ma io li voglio tutti i Pikmin. Avvicinati al buco e premi A per entrarci. Allora aspetta, assicuriamoci di avere con noi tutti i Pikmin, altrimenti gli altri torneranno alla cipolla. 67 su 67, d'accordo. Entriamo allora. Come faccio per entrare? Ah, devo premere A. Vuoi entrare con la squadra di Pikmin? 67 su 67, vai. Vediamo che ci aspetta. Questo emulatore, ragazzi, è eccezionale. Migliora la grafica oltremodo. Infatti sto registrando in 2K. Vedere un gioco del Wii in 2K, grotta rivelazione, livello 1. Dicevo, vederli in 2K è meraviglioso. Eccoci. Speriamo che continui così, che non ci siano problemi di emulazione. Interessante. I miei sensori indicano che qui dentro è più caldo che all'esterno. Buono, almeno troviamo un clima un po' più mite. L'analisi indica che è un'area pericolosa. Bene, ma la prospettiva di trovare dei tesori è allettante. Effettivamente. Se vuoi controllare il sottosuolo, premi più per comunicare con me. Non sono mica una semplice navicella, sono una capsula di supporto tuttofare.
Bene. Quindi, siamo dentro. Lasciamo un secondo qui i Pikmin. Posso gestire anche qui? Ok. Bene, qui ci sono dei mostriciattoli e... cos'è? Un arancio? Un pompelmo? Lì c'è anche un tappo e un altro buco. Altre cavità non ne vedo. D'accordo, proviamo. Prima di prendere il tesoro io vorrei un attimo provare ad affrontare questi. Forse non è stata un'idea geniale. Ok, li abbiamo sconfitti e mi sembra che non ci siano state perdite. No, siamo ancora a 67. Ok. Bene così, d'accordo. Li abbiamo tutti. Ok, questi hanno già recuperato. Raccogliete anche qui. Raccogliete il tesoro. Quanti ce ne vogliono? Probabilmente per quell'arancio ne serviranno un po'. Che bravi. Vai, raccogliete questo. 15, a posto. Perché c'è sempre qualche Pikmin che batte la fiacca? Ah, ok. Vai. Ma ci inviano i Pikmin qui sotto? Come si può considerare questa bestia un tesoro? Le bestie sono incompatibili con i miei circuiti. Credo che terrò con me la tua scoperta. Grazie. Ma non penso che le bestie abbiano un gran valore commerciale. E quindi che cosa le portiamo a fare? Ah, ok, però ci vengono pagate. Non è inutile. Vai, intanto abbiamo recuperato un tappo. 7 up. Nome. Stemma dissetante. Giustamente. E questa è un'arancia. ...180. Discreto, non è decisamente male, anzi. Citromassa, mi sembra ovvio. Quindi... siamo a 67 e qui abbiamo raccolto tutto, però c'è un altro buco in cui infilarci. Da notare che i Pikmin cantano. Anzi, aspettate che... alzo un filino il volume, così sentite anche i versetti che fanno. Quindi, abbiamo tutti con noi, 67 su 67, vediamo qua. Si va ancora più giù? Questo buco sembra molto profondo. I miei sensori indicano la presenza di molti pericoli. Bene. Lui, ricordati che puoi regolare la telecamera con Z e tastierino in su, a sinistra e a destra, vero? Dalla tua espressione sembra di sì. Ottimo. Bene, lui ha capito. Non preoccuparti, i tuoi Pikmin ti seguiranno. Avvicinati al buco e premia per entrare. D'accordo. Quindi, acchiappiamo tutti, ci siamo, andiamo. Vuoi calarti nella profondità? Vuoi calarti in profondità con i Pikmin? Tanto, che alternativa ho? Mica lo so se volendo potrei risalire. Metti caso avessi perso i Pikmin. E quando succederà, vedremo. Livello 2. Grotta rivelazione. Eccoci. Che ci aspetta qui sotto? Livello finale. Ah, siamo già alla fine del gioco, ragazzi. No, beh, ovviamente no. Oh, calmi, fermi tutti, buoni. Attenzione. E c'è lì un mappamondo. Poi lo vediamo. Bene, fuori uno. Non mi uccidere i Pikmin. Grande. Cominciamo subito a raccogliere questi. 67, non ne abbiamo perso nemmeno uno. Non è che c'è del nettare qui per farli sviluppare? No, dubito che sottoterra si possa sviluppare. Ok, intanto stiamo guadagnando ancora. E... ok, raccogliamo. Questo è un altro tesoro, un mezzo mappamondo. È incredibile che una cosa così grande sia rimasta sottoterra per così tanto tempo. La forma della corazza esterna assomiglia alla superficie del pianeta. Alla superficie del pianeta vista dallo spazio. Beh, effettivamente. Forse ha un'utilità immediata e non vale la pena metterla insieme agli altri tesori.
Ma come si fa a sollevarlo? Credo che nemmeno 100 Pikmin rossi potrebbero portarlo. Che poi 100 sul primo era il limite. Qui mica lo so quant'è il limite. Vediamo un po'. Ah beh, ne servono 101, attenzione. Ma comunque noi ne abbiamo 67. Quindi niente, per adesso lasciamo perdere e andiamo avanti. Che c'è? Ah, calma. Attenzione. Grande headshot. Per adesso aspettiamo, vediamo cos'altro c'è. Qui ci sono intanto altri mostri, o meglio, altri insetti. Devo trovare una posizione con il Wiimote, perché sembra ubriaco per come lo muovo. Aspettate, aspettate, ancora no. Questi li raccogliamo dopo, adesso voglio continuare ad esplorare. Ehi tu, vieni qua. Vai, attacchiamo questo. Perfetto. Qui è finito. Lì giù c'è qualcosa. Aspetta, calma. Su. Venite, venite tutti. Cos'è questa roba? Ah, vedi, c'è un buco, una cavità da cui entra luce e ha fatto sviluppare questi fiori. Sorprendente, un fiore è riuscito a crescere in una grotta sotto la superficie innevata. Di sicuro fa più caldo qui sotto che in superficie. Ehi, i Pikmin sono irrequieti, perché? Diventano mostri? Sembra che vogliano essere lanciati nel fiore. Ok, lanciamoli. Oh, i Pikmin viola! Vieni. Grande! A proposito, ma io non vedo la barra di scorrimento del tempo qui sotto. Il tempo non scorre? Cioè, dentro la caverna il tempo non scorre? Allora facciamo una bella cosa. Se il tempo non scorre, io per il momento questi li lascio qui, così vediamo se riusciamo a farli germogliare subito. E nel frattempo recuperiamo i mostriciattoli che abbiamo accoppato. Forza ragazzi, al lavoro! Ok, ce n'era rimasto un altro qui. E mi sembra basta. Ah, poi toccherà vedere per quel mappamondo. Sicuramente con i nuovi Pikmin ci sarà qualche nuova abilità. Intanto recuperiamo qui. Ci vorrà un po' di tempo, magari faccio un taglio. Ecco i primi. Vai, vai. Certo, a questi potevo anche dargli qualche altro Pikmin per velocizzare. Forza! Ecco, non ci ho pensato. Avrei risparmiato tempo. No, comunque qui sotto sembra che il tempo non scorra. Quindi teoricamente avrei tutto il tempo che voglio. Basta che non è un difetto dell'emulatore che non mi fa vedere la barra del tempo. Porca miseria, non ci ho pensato. Vedremo alla fine. Intanto andiamo a vedere se quegli altri si sono sviluppati almeno un pochino. Non so quanto tempo ci vuole, ma... Aspetta, perché 57 su 60? Ah già, perché li abbiamo fatti evolvere in quegli altri. Che succede qui? Qualcosa è successo, hanno una specie di... Ok, sì, grande! Hanno sviluppato il bocciolo. Sapete che c'è, ragazzi? Io aspetto ancora. Taglio, vediamo se si possono evolvere ancora di più, se si sviluppa il fiore. Ci vediamo tra poco. Ok, ragazzi, si stanno sviluppando i fiori. Grande! Aspettiamo che si sviluppino tutti. Ok. Fantastico. Quindi, estraiamoli e vediamo. Oh, eccolo! Ma sono obesi! No! Tu sei massiccio! Tu sei forte, porca miseria! Straordinario! Un Pikmin viola, ma...
I capelli, è vero, ha i capelli ed è tarchiato. Ha un aspetto robusto e pesante. Questi sono i tank dell'esercito Pikmin, probabilmente, ragazzi. Sono tosti. Adorabili per la panciotta, ma sono tosti, probabilmente. Nel tuo resoconto, Olimar, non si parlava di questi Pikmin, infatti sono nuovi. Deve essere un tipo nuovo. Trasformare i Pikmin gettandoli in mezzo ai fiori. Interessante. Magari ce ne sono altri. E toccherà vedere questa cosa. Ok, estraiamoli. Già hanno il fiore, quindi sono già ad un livello superiore. Meno male che ho ricordato questa cosa dal primo. Allora, siamo a, sì, 67 Pikmin, quindi li ha proprio riconvertiti. Ah, proviamo a vedere, prima di scendere, se questi sono forti. In teoria, adesso dovremmo riuscire a sollevare il mappamondo. Ah, ecco, il fatto che hanno il fiore... Ah, vedi, il fatto che gli ho fatto sviluppare il fiore, sono più veloci rispetto ai Pikmin normali. Allora, vediamo. Porca miseria, valgono... Dunque, 101, 157, direi che uno di questi vale quanto una manciata di Pikmin. Forse la loro forza è una decina di volte quella di un Pikmin normale? È vero che gli ho fatto sviluppare anche il fiore in testa, quindi magari sono anche più forti del normale. Ma comunque fatto sta che sono parecchio più forti dei Pikmin comuni. Grande, mi piace, mi piace. Eccoci qua. Quanto vale? 200 addirittura. Siamo quasi a 1000. Atlante sferico. All'interno di questa sfera c'è una sorta di microchip. Recupero dati in corso. Errore. Alcuni dati non sono stati decifrati. Ma ho recuperato nuove cartine geografiche. Ah, ok, quindi da qui dovremmo avere accesso a nuovi livelli. Le inserirò nel mio database planetario con il nome di Mapposfera. Premi più per contattarmi e vai al kit di esplorazione dallo schermo radar premendo il tastierino a sinistra. Con questi dati alla mano, domani dovrai esplorare il nuovo territorio. Esatto, quindi nuovo livello disponibile. Quindi, ma perché ve ne siete andati? Tornate subito qui. Andiamo avanti perché c'era un altro buco, mi è sembrato di vedere. Come cantano? Che belli che sono, cantano. Oh. Qui non c'è altro da recuperare, mi sembra. Fatemi fare una breve panoramica. Che poi aspetta, c'era un modo per dividerli. Ok, sì, quando li molliamo si dividono in squadre. Anche se non capisco perché questo mi era rimasto affezionato. D'accordo. Venite tutti qui e andiamo verso questo buco. Cos'è, un geyser? Sorprendente, il getto d'acqua di questo geyser ha una forza incredibile. I sensori indicano che è così forte da potervi lanciare in aria. Avvicinati e premi A. Ah, ok, quindi questo probabilmente ci rispedirà in superficie. Ci siete tutti? Vuoi tornare in superficie con i Pikmin? Yes! Grande! Quindi, tesori recuperati 3, abbiamo guadagnato 952. Caverna completata, ok, penso che abbiamo recuperato tutto quello che c'era da recuperare, o almeno spero. Beh sì, dice caverna completata. 952 crediti, piclari, salviamo naturalmente, certo. E abbiamo completato il secondo giorno. No, ancora no. C'è ancora qualcosa da fare probabilmente. Eccoci. Sì? Siete ritornati.
Siete ritornati con successo in superficie. Davvero un ottimo lavoro, ragazzi. Dobbiamo festeggiare il buon esito della spedizione sotterranea. Avete raccolto un'enorme quantità di dati che devono essere approfonditi. Questa sera manderò un resoconto al presidente e con i dettagli della missione. Buono, ok, quindi è finito alla fine. Ma questi piccolini viola non hanno la cipolla. Olimar e lui, visto che domani esplorerete una nuova area, per oggi può bastare. Ok. Cosa? Volete continuare? Inaccettabile. Forse non ve ne siete accorti, ma siete esausti. Dovreste riposarvi, tanto avete tutto il tempo per raccogliere i tesori che vi servono. Perfetto, quindi confermato, ragazzi, possiamo giocare quanto vogliamo e ripetere i livelli quanto vogliamo. E questo mi farà giocare molto più rilassato. Non c'è quel senso di urgenza che c'era sul primo Pikmin. Fortunatamente. La fretta è cattiva consigliera, quindi state tranquilli e procedete con calma. Bene. Quindi ok, Pikmin Viola entrano nella navicella con noi, non avendo la loro cipolla. E si decolla. Ci carichiamo come al solito un po' di foglie, ma... Resoconto di oggi. Quindi ok, abbiamo raccolto 672 crediti, io li chiamo crediti, per un totale di 952. Abbiamo l'Atlante, lo scarto, la citromassa e il sistema dissetante. Abbiamo, credo, sconfitto 22 mostri? No, forse è il guadagno, diciamo, per la raccolta dei mostri. Siamo arrivati a 57 Pikmin più 10 Pikmin viola, quindi 57 Pikmin rossi più 10 viola per un totale di 67. Posta. Olimar, vacci piano, fai attenzione e non preoccuparti per me. Tanto il nostro debito è con la cassa di risparmio di Okotate, quindi forza e coraggio. Salviamo e chiudiamo la giornata. Perfetto. Quindi, grotta rivelazione 3 su 3. Dovremmo aver preso tutto quello che c'era da prendere. Vediamo un po'. Dunque, ci sono ancora dei punti di domanda in realtà, quindi non sono sicuro di aver... Ah no, aspetta, vedi, Valquiete, nella grotta rivelazione abbiamo trovato tutto quello che c'era da trovare. In superficie abbiamo trovato due tesori, ma ci sono ancora dei punti interrogativi, quindi probabilmente, a prescindere, dovremo tornare. Tanto lo farò comunque per generare dei Pikmin quando servirà. D'accordo, quindi, nell'enciclopedia, o meglio, nella piclopedia, come si chiama... Abbiamo trovato il coleto rosso, quello dormiente, il coleto candido, il trifoglio, anche se non ho capito a che serve. Carote pic pic, appunti di Olimar. È vero, ragazzi, queste carote sembrano Pikmin. E la Cromanville a Lilla, ed è da qui che si generano i Pikmin viola. Va bene, ragazzi, andiamo a selezione area e chiudo qui questo secondo gameplay. È stato molto proficuo, è andato tutto bene, non ci sono state gravi perdite e abbiamo scoperto i Pikmin viola. Bello, bello, sono contento, non vedo l'ora di registrare il terzo gameplay. Mi sta veramente piacendo, mi sta appassionando e non c'è il limite di tempo che mi scocciava e mi rovinava tutto quanto, quindi... Continuiamo così che andiamo bene. Io chiudo, vi invito, se vi è piaciuto questo gameplay, se vi sta piacendo questa serie, a lasciarmi un bel like, ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, perché non è giusto che guardiate le cose a scrocco, non va bene. E a commentarmi se avete anche dei consigli da darmi, visto che è la prima volta che ci sto giocando, quindi sentitevi liberi di scrivermi quello che volete. Io detto questo mi fermo e vi do appuntamento al prossimo gameplay. Ciao ragazzi, alla prossima!